Il commiato del presidente dell'autorità portuale uscente di Venezia, Paolo Costa, con un atto che potrebbe essere una base fondamentale per il lavoro del suo successore Pino Musolino. A Cafarsetti, con la benedizione del sindaco Luigi Brugnaro, Costa ha stretto la mano e firmato con il general manager di Sundebin il contratto d'appalto per la progettazione definitiva della piattaforma offshore. Una volta costruita, dovrà servire al traffico merci in un nuovo porto di Venezia ai margini lagunari. Oggi si è firmato il contratto con il quale il consorzio 4C3, che comprende la più importante impresa di costruzione cinesi e due importanti società di ingegneria, una italiana, 3TI e Iambiente, e quella veneziana Iambiente, per redare il progetto definitivo. Il progetto definitivo è quel livello di progettazione che consente poi di mettere in gara per la costruzione e o, come spero io, per organizzare la costruzione, la gestione e il finanziamento del progetto. E se riusciamo con questo progetto, riusciamo a far sì che l'Italia diventi definitivamente la porta europea della Via della Seta, che in questo momento ci è contesa dalla Grecia, che col suo porto del Pireo sta facendo questa cosa e che vede anche altre possibilità di spostamento più verso est, verso Istanbul, verso altre situazioni. Per Venezia questa è la soluzione al suo problema storico della sua inaccessibilità nautica, significa poter di nuovo contare sul porto come base dell'economia veneziana.